Ragazzi, Himalayan 411 con scarico originale, ok? Adesso mettiamo su quello nuovo. Allora amici, eccoci qua. Questo diciamo che è il primo video delle modifiche pensate per la nostra 411. Perché il primo e perché qua? Perché fra tutti i lavori che ovviamente non farò io ma farò fare alla concessionaria, questo diciamo è uno dei pochi che faccio da solo, perché alla fine si tolgono due viti ed è una cosa abbastanza semplice. Cosa andremo a fare? Andiamo a cambiare lo scarico, perché finalmente ci è arrivato lui, scarico MAS, che adesso andiamo ad aprire e vedere. Allora, ho scelto per come nuovo scarico per la nostra Himalayan 411 lo scarico MAS. Sono omologati, ok? Perché tra qualità, prezzo e la scelta per altre piccole cose lo trovavo migliore per le mie esigenze, anche perché avevo puntato anche a quelli magari alti che si alzavano, però avendo io le barre che tengono le borse originali o altri tipi di borse, quella marmitta, no, altri tipi di marmitte alte non mi permettevano l'utilizzo e per me sono importanti. Quindi con questa qua massa dovrebbe essere nella stessa posizione di quella originale. Se apriamo, abbiamo, intanto ci hanno regalato la maglietta Masse, nera taglia L con la scritta Masse, la bandiera dell'Italia sotto. E poi abbiamo una lettera. In questa lettera ci sono, oltre alle istruzioni che ti consigliano passo per passo come procedere al cambio di una di uno scarico, abbiamo anche la lettera di omologazione. Infatti questa è per firmata secondo approvato numero il ministro dei trasporti, sia per la Scram 411 che anche per la nostra Himalaya. E qui ovviamente abbiamo il nostro scarico che andremo a montare. Abbiamo kit per fissarlo e un altro regalo. Oh, il cacciavite, MAS, perfetto. Apriamo e vediamo subito. Non ho tirato fuori niente ancora di... Oh, voilà! Oh, allora, io l'ho preso, si può acquistare o direttamente dal sito MAS con diverse impostazioni, Euro 3, Euro 4, Euro 5, Scram, Himalaya, lo vogliamo fare satinato oppure lucido oppure nero. Io ho scelto il satinato, costa meno, comunque omologato, e ha la possibilità anche di togliere il DB Killer. C'è lo stemma MAS, se vedete qua, però l'ho preso da Caffè Twin, vedete? Infatti mi hanno aggiunto il simbolino di Caffè Twin. Ok, adesso cosa facciamo? Andiamo a smontare due o tre viti e andiamo a fissarlo qua. Come vedete è più piccolo, ok? È più corto, mi piace averlo preso silver. E la cosa interessante, sapete cos'è? Che pesa la metà, quindi se questa marmitta dovrebbe pesare sui 5 kg, qua siamo 2 qualcosa, quindi già 2 kg e qualcosa vanno via, come per altre modifiche stiamo per fare la nostra Himalaya, che le faremo vedere e le spiegheremo meglio nel prossimo video. Questo, mi raccomando, lo accompagniamo con un bellissimo filtro BMC che, ragazzi, scusate, ma siccome mi è arrivato ed è semplice perché basta svitare due robe, io l'ho già montato, eccolo qua, filtro BMC che lo potete trovare sui 30, 40, 50 euro con spedizione. Cosa si fa? Non dalla parte di qua ma dalla parte sinistra, è molto semplice, si va a svitare queste viti qui dall'altra parte, vi ricordate? Ricordate, perché qua abbiamo la batteria, si toglie il pannello. Poi ci sono altre tre viti con un altro pannello che si sposta. Dentro c'è il filtro originale della Himalaya. Si estrae, si prende quello BMC, si mette dentro. È uguale identico a quello
originale, si chiude e siamo a posto. E quel filtro, insieme al nostro nuovo scarico, ci permetterà di avere più un regime un po' più alto nei bassi, un suono più bello, un'estetica più carina, e comunque si fa fareggiare più il motore per rendere il tutto un po' più energetico, ok? Non diventa un KTM, non diventa 1200, però si sentirà poi nei bassi che il motore è più aperto. In pratica garantisce un incremento di potenza e di coppia del 5% in più rispetto ai parametri originali della moto, migliorando quindi in accelerazione, riduce quindi il peso e anche i consumi di carburante. Aggiungendoci il filtro, ciao, e già vi posso dire che è meraviglioso. Ragazzi, un'altra cosa, insieme alla lettera ci hanno dato anche, ovviamente, oltre alla maglietta e oltre al cacciavite, gli adesivi sia dei Caffè Twin, eccoli qua, che Masse. Partiamo con queste due qui, che sono chiave 10. 1, 2. Secondo me, ok, questo qua rimane. Ok, ora andiamo a svitare questa che ovviamente è una chiave un po' più larga, perché sia un 12. Andiamo a vedere. Perché dietro, ovviamente, abbiamo un bullone con chiave. Proviamo 12. Esatto. Boh. Adesso svitiamo quella sopra. Ed è sempre un 12. Ok. Vediamo se faccio danni. Metto il ginocchio sotto per precauzione. Ok, abbiamo tolto tutto. Bene, ce l'ho. Si svita. Eccola qua, sta per venire via. Voilà. Cazzo, sì, pesa il doppio, ragazzi. Pesa il doppio. Saremo sui forse 5 kg. L'altro è proprio la metà. Cazzo, non pensavo che pesasse così tanto. È un bel peso, eh. Bene, bella sporca. Mettiamola da parte e vediamo il resto. Allora, questo si dovrebbe infilare qua così. Ed è perfetto l'attacco. Però attenzione perché ci hanno dato un po' di cose. Abbiamo questo che verrà fissato qui. Il nostro scarico, madonna, lo tengo veramente con una mano. Ok, il nostro scarico lo mettiamo qui. Questo lo fisserà insieme a uno spessore, forse a questo bullone. E poi questo altro lo metteremo insieme qui per attaccarlo bene al collettore finale. E poi ci rimetteremo anche il parapacche qua, il parabotte. Ok. Vai, via di guanti. Allora, ecco, ho già sbattuta. Ok, così capiamo a che altezza, giusto? Quindi un'altra cosa che dobbiamo fare è infilarci questo. Qui, ah, che bello! Bello anche questo fissaggio così perché lo possiamo tenere così e si deve solo avvitare e svitare questa parte qui. Inseriamo il tutto. Su, ragazza, eccolo qua. Vai fino a sotto, vai bambino, vai. Solo fino a qua. Ta-tan. Allora, ragazzi, per me è stato un dramma perché sono un po' impedito in queste cose, anche se pensavo che fossero state due vittime, in verità è stato un po' complicato perché l'attacco, in verità, che fissa il collettore mi si è rotto, quindi ho dovuto improvvisare con una nuova vite. Non mi è entrato tutto, non capisco se doveva entrare tutto oppure no, ma sono riuscito a montarlo. Adesso l'accendo, provo, lo terrò un po' di giorni, poi magari i meccanici a Vicenza, quando andrò a modificare tutto, me lo sistemeranno. Però eccola qua, bella.
ancora avvitato due vitine queste, e quindi quando acceleri fa buon sangue. Ok, poi per l'arresto, per togliere il DB killer qua, c'è un bullone qua sotto da svitare e poi questo si estrae con vite qua sopra e poi si estrae, proviamo. Per fortuna non è caldissima. Voilà, tolto. Proviamo adesso. Ragazzi, senza DB killer forever. Ma che sound abbiamo? Bellissima. Allora, siamo appena tornati dopo che abbiamo montato lo scarico in certa maniera. Allora, sono riuscito a aggiustare alcuni danni che ho fatto e l'ho messa, secondo me, al 99% corretta. E poi, quando la portiamo, la Contessa, a Vicenza, in mano a Christian e a Matteo, che mi vanno a sistemare il resto delle cose, e potrete vedere tutto nel secondo video, e dirò di controllare meglio la marmitta, lo scarico. Ah, comunque, appena tornati, fatti sui 60-50 km on-off sui colli meravigliosi di pomeriggio. Se volete andare a vedere le foto, c'è il post su Instagram. Quando sarà uscito questo video ci sono già queste foto col tramonto, la Ima con la marmitta, con lo scarico, Mass. Allora, cosa vi posso dire? In questi primi 60 km ha l'odore suo di nuovo. L'ho usato sia ai 100-120, ma anche su sterrati, in strade normali. Il sound è meraviglioso. E, oh, funziona. Cioè, ai bassi, quando acceleriamo, il motore si sente che è più libero, ha più aria, e sente che ha più energia. Non fai 200 km all'ora, non è diventato un KTM. Però lo senti che quando apri è più aggressivo. Ed è meraviglioso così, quello che cercavo. È più aggressivo. Sì, mi piace molto, quindi se avete possibilità acquistatelo, se volete divertirvi un po' di più anche con il sound, cioè andando in giro la gente già ti guardava prima, adesso sentendo sto sound si girano prima a vedere chi è sto qua. Ok, ho ingrassato la catena, così adesso la metto buona e niente, al prossimo video e grazie.